Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui riuniti per Luoghi di Libri, per i nostri eventi in pillola, che sono sempre vicini ma distanti. Con noi questa sera abbiamo Franco Ferro, che ci presenta il suo libro, se ci fa vedere la copertina. Così. Un uomo contro. Perfetto. Passiamo subito alle domande. Allora, noi siamo in questo momento, stiamo vivendo un momento molto molto difficile ed è per questo che abbiamo creato questo hashtag che ci identifica un po' nei nostri eventi, che è Vicini ma Distanti. Cosa c'è di vicino ma anche di distante nel suo racconto, nel suo libro? Innanzitutto io saluto tutti e vi ringrazio per questa opportunità. Sì, è vero, stiamo vivendo un momento un po' particolare e se io ripenso nell'ottica di questi giorni a questa storia, credo che sicuramente di vicino, di molto vicino, ci sia la storia stessa, perché i personaggi, le due coppie principali che praticamente sono la struttura del romanzo, hanno la mia età, si formano più o meno alla fine degli anni 70 e il libro, la storia li segue fino praticamente all'inizio del 2019, quindi ai giorni nostri. Hanno la mia età e hanno anche, da questo punto di vista, chiaramente aspetti che vivono e che sono quelli che ho vissuto anch'io, quindi l'arrivo dei figli, elementi di dissidio e di discussione e cose del genere. Questo è quello che diciamo è vicino. Purtroppo in una di queste due coppie, per un evento della vita, l'equilibrio si rompe e poi dopo la relazione finisce per sfociare in una violenza crescente, non necessariamente solo fisica, ma anche molto psicologica. E questo fortunatamente mi è estremamente lontano, perché la mia esperienza è stata estremamente positiva. Quindi direi, in estrema sintesi, queste sono le cose, diciamo, principali che mi sono vicine e lontane. Nel suo romanzo lei identifica un personaggio più distante e magari anche più sfuggevole? Allora, innanzitutto premetto che io non è che sia uno scrittore affermato, questo è il terzo libro, però diciamo è il primo serio con un vero progetto editoriale alle spalle. Però in tutte le storie che ho scritto fino adesso ho notato che i personaggi tendono a vivere durante la stesura delle storie, ad assumere una loro personalità e spesso anche a far capire che certe idee, certe strutture, certe trame che l'autore aveva in mente vanno modificate. Da questo punto di vista, nel romanzo c'è un personaggio, Carlo, che è il marito, diciamo, della donna fortunata, se posso dire così, che è un marito molto valido, un uomo e un marito direi quasi perfetto, quasi non realistico da questo punto di vista. E è effettivamente un personaggio molto sfuggevole, se non proprio all'inizio, quando è molto giovane, inizia la sua relazione con Clara. Poi direi che non si lascia molto avvicinare, non esprime molto i suoi pensieri, non perché non ne abbia, anzi, poi leggendo il libro ci si rende conto che è un uomo molto ricco di iniziativa, di sentimenti, di passioni, però preferisce far parlare le azioni. Lui di fronte agli eventi della vita reagisce anche violentemente qualche volta con grande passione, però poi fa parlare le azioni. Quindi da questo punto di vista direi che è più lontano sicuramente rispetto ad esempio ai due personaggi femminili principali che invece si lasciano esplorare, si lasciano diciamo approfondire anche nel loro interno, nei loro pensieri. Qual
è il personaggio che ha amato di più scrivendone? Qui direi, forse posso anche deludere un pochino chi leggerà il libro, perché non è uno dei personaggi principali, ma è la suocera di una delle due protagoniste. È una professoressa di vecchio stampo del liceo più importante di Torino, è una persona, vorremmo dire, tutta d'un pezzo, e direi che resta tale fino alla fine della storia. Non aggiungo nulla perché è un personaggio che nel corso della storia cambia e soprattutto dà veramente delle lezioni che a mio avviso sono molto, molto importanti. Diciamo che è quella che ha lasciato una traccia, ma voglio aggiungere un'altra cosa. Durante le presentazioni fisiche dei libri, io ho avuto la fortuna di farne alcune, 7-8, prima di iniziare questo periodo, ahimè, di cattività, tra virgolette, e il 98-99% delle volte a cui ho chiesto ai lettori qual era il personaggio che preferivano, dicevano lo stesso. Quindi Eleonora Lupera, questa anziana signora suocera di una delle due protagoniste. Bene, da dove le è partito lo spunto, la voglia di raccontare questa storia? C'è stato un evento scatenante, una particolarità che l'ha portata a sviluppare questa storia? Ma direi non uno ma due, non tanto momenti o episodi, quanto proprio due, direi, cose che in qualche modo volevo provare a mettere all'interno di una storia. Una è, diciamo, abbattere lo stereotipo che spesso ancora oggi si sente in giro, che la violenza all'interno della coppia sia, direi, soltanto destinata a famiglie di basso livello culturale o che vive in condizioni economiche, diciamo, più indigenti. Perché secondo me non è assolutamente vero. La violenza di coppia è assolutamente trasversale e indipendente da quella che è la classe sociale o il potere economico di una famiglia. Il secondo elemento invece è l'impossibilità di accettare che oggi, nel periodo che stiamo vivendo, nel 2020, ma temo che succederà anche nel 2021, ci possano essere delle persone, direi in grandissima maggioranza donne, che subiscono violenza o addirittura vengono proprio, vedono la loro vita troncata in nome dell'amore. Uccidere in nome dell'amore credo che sia un nonsense proprio dei peggiori possibili. E siccome ci sono continuamente in televisione, sui giornali, episodi, fatti che ci riportano a questo, mi hanno un po' così sollecitato a provare a cimentarmi in questo ambito. Voglio sottolineare che l'ho fatto dal punto di vista del cronista, in quanto non ho nessun titolo per essere una persona che dà dei giudizi o dei consigli, non essendo né uno psicologo, né un avvocato, né un sociologo, né nulla di questo. Quindi in modo non distaccato, perché non si può essere distaccati in queste cose, ma sicuramente in modo, direi, da raccontare i fatti e non aggiungere nulla di personale. Lei nel suo racconto parla di un dispositivo, tecnico per aiutare le donne in difficoltà. Anche questo è pura fantasia o si è ispirato a qualche cosa? No, questo assolutamente non è fantasia, ne esistono tantissimi, ne esistono legati a,
a strumenti tecnologici come i telefoni smart che noi abbiamo con noi tutti i giorni, oppure sono degli apparecchi stand alone, quindi che vivono di per sé stessi con quella funzione. Qui c'è proprio il tentativo, direi, con questo oggetto di far vedere che non basta reagire, indignarsi di fronte a questi fatti, ma è un nostro dovere quello di provare, anche utilizzando le tecnologie che sono disponibili, a vedere di aiutare le persone che sono vittime di questa violenza. Oggi facciamo cose, secondo me, molto più difficili di quello che potrebbe essere l'invenzione di uno strumento che permetta di proteggere le persone, e quindi è solo questione di impegnarsi. E vorrei dire di più, che nel romanzo, seppur in modo, vorrei dire, superficiale, si sottolinea anche le difficoltà che le burocrazie, la legge e direi alcune norme provocano nell'implementazione di strumenti che possano veramente aiutare le persone che ne hanno bisogno a difendersi. Comunque ne esistono tantissimi, più o meno completi e sicuramente perfettibili, che già oggi svolgono queste funzioni. Le faccio un'ultima domanda, che è una mia curiosità. Lei, da scrittore uomo, quanto le è venuto facile scrivere di cose così, di avvenimenti così forti per una donna? Ma come ho detto all'inizio, questo è il terzo romanzo che scrivo, e in tutti direi sicuramente è venuto fuori che prediligo i personaggi femminili, mi sono più congeniali, non lo so. Il fatto di parlare di un qualcosa di molto complesso, molto triste per certi aspetti, come la violenza all'interno di una coppia, non è mai facile, assolutamente. Anzi, tante volte, proprio mentre scrivevo, dicevo, ma forse questo un pochino esagerando, forse dovrei essere più sfumato. Soltanto che magari il giorno dopo, due giorni dopo, o il giorno stesso, la televisione o i giornali mi riportavano con dei fatti reali ad una realtà che era ben più cruda di quello che stavo scrivendo io. E quindi mi davano quasi uno stimolo per continuare in questa direzione. Sicuramente l'aver avuto una vita, diciamo, estremamente positiva, con una persona, diciamo, come mia moglie, e poi con i miei figli, che mi hanno dato tutto quello che manca alla protagonista in negativo di questo libro, di questa storia, mi ha aiutato a poterne parlare in modo sereno e non distaccato, ma diciamo tranquillo. La ringrazio molto. Un'ultima cosa, visto il periodo che è di quarantena, di isolamento che stiamo attraversando, ha voglia di leggerci un passo che ci dia una nota positiva? Legata a questi giorni, dice? Ma quello che preferisce, che ci porti un sorriso. Solitamente chiudiamo i nostri eventi in pillola con questa richiesta agli autori, per alleggerire un po' i domiciliari che stiamo vivendo. Certo. Allora, leggerò un pezzettino, pagina 179 del romanzo, in cui proprio la ex suocera, perché poi è ex a questo punto, della protagonista, incontra per la prima volta dopo tantissimo tempo la nuora, e con lei incontra i suoi due figli, soprattutto la più piccola, vedendola per la prima volta. E poi è il modo in cui si conclude, quello che darà il messaggio positivo, ma ve lo dico dopo. Ancora lontana la vide e sorrise, facendo un cenno con una mano.
Le salutò con grande cordialità, ma il disagio che provava era percepibile. Intanto Sergio le si era avvicinato sorridente. Tu devi essere Sergio, vero? Il bimbo sorrise e lei lo accarezzò con dolcezza. Questo è un piccolo regalino per te. Aiutato dalla mamma di Elsa, cominciò a scartare il pacchetto, mentre la signora Goretti si avvicinava al passeggino. Tu invece devi essere Michela. Si è addormentata appena uscita di casa. È molto bella. Brava Elsa. Anche se può sembrare difficile, sono molto contenta per te. Elsa allungò istintivamente una mano verso di lei. Si abbracciarono. Ecco, è proprio l'abbraccio, il messaggio positivo che vorrei lasciare. Credo che mai come in questi giorni in cui sentiamo la lontananza fisica degli amici, dei nostri cari, dei colleghi, di chiunque, li abbracceremmo molto volentieri. L'abbraccio è molto di più di una parola perché impegna molti più sensi di quello che può essere una frase detta a qualcuno. Ecco, ovviamente il messaggio positivo è che mi auguro che molto molto presto possiamo ritornare ad abbracciarci, magari con qualche cautela in più, ma comunque ad abbracciarci. Assolutamente sì. Io la ringrazio, vi ricordo Un Uomo Contro, Spunto Edizioni. I nostri eventi in pillola continuano, venerdì probabilmente avremo con noi Francesca Battistella. E io la ringrazio molto, ringrazio chi ha partecipato e vi saluto.